Good morning youtubers, eccoci nel primo video dei focus che faremo sulle armi introdotte con il DLC Gateway e partiamo con le tre armi premium disponibili soltanto per il geniere. Stiamo parlando dell'AUG Para, dell'UMP9 e della Beretta M12S. Come sapete partiamo prima con la parte tecnica e poi ci sono le considerazioni personali come al solito, e quindi partiamo in tromba con le statistiche. E al posto che fare tutta la sfilza di un'arma, poi dell'altra arma e poi dell'ultima, andrò per settori, quindi rateo, modello del danno, colpi, eccetera, e vedremo simultaneamente tutte e tre le armi. Partiamo dal rateo di fuoco, 750 colpi al minuto per l'AUG Para, 650 per l'UMP9 e soltanto 550 per la Beretta M12S. Allora, qui partiamo davvero male, ragazzi, perché i dati del rateo della Beretta sono in assoluto i peggiori tra le PDV. Quelli dell'UMP9 sono scarsi e soltanto mediocri quelli dell'AUG, se pensiamo che comunque nelle PDV abbiamo il K10 che spara 1200 colpi al minuto, lo Scorpion 1150, ma anche solo l'MP7 950 colpi al minuto. Qui siamo con tutte e tre le armi davvero nella parte bassa delle statistiche e si salva appunto giusto un pochettino l'AUG. Su questo discorso poi ci torneremo dopo, perché quando si parla di PDV il ratio è il punto focale del discorso e quindi ne dovremo parlare ancora. Velocità del proiettile 420 metri al secondo per l'AUG e per la Beretta, che sono uguali, e 320 per l'UMP9, che è la peggiore di tutte, perché a 310 ci sta il K10, ma non siamo neanche su dei valori scandalosi se pensiamo che il dato migliore delle PDV è 460, quindi molto bene l'AUG e l'M12S, malino invece l'UMP9. Per quanto riguarda il modello del danno, qui serve qualche dato un attimino più consistente. Allora, l'AUG ha un danno massimo di 34, minimo di 12, con un drop start a 8 metri e un drop end a 20. L'M12S e l'UMP9 hanno lo stesso modello del danno, 34 massimale, 18 minimo, drop start a 20 metri, drop end a 35. Questo cosa vuol dire? Che la Beretta e l'UMP9 condividono un modello del danno al top della categoria delle PDV, sono le mitragliatrici che fanno più male in assoluto, ed avere un 34-18 su un'arma che ha comunque un rateo elevato vuol dire avere un modello del danno davvero forte. Ci sarebbe comunque da dire che c'è l'UMP45 che ha un modello del danno di 34-20 che è ancora più forte, però un drop che inizia prima, quindi diciamo che su per giù queste tre armi si condividono il podio delle armi che hanno un modello del danno più forte fra le PDV e tutte le altre stanno sotto. Per quanto riguarda l'AUG invece, quel 34-12 non è male, il problema è il drop, che parte soltanto da 8 metri e finisce a 20, mentre le altre incominciano a perdere danno da 20 ed arrivano poi fino a 35 metri, quindi davvero non c'è paragone rispetto a questi dati, dove l'AUG prende delle pannocchie sostanzialmente sia dalla Beretta sia dall'UMP9. Discorso sul caricatore, tempi di ricarica: l'AUG ha 33 colpi, 32 la Beretta e 31 l'UMP9, quindi siamo tutti quanti lì attaccati. Sono dei valori medi se pensiamo che il minimo è 21, fino ad arrivare a un caricatore enorme di 51 colpi che è quello del P90. I tempi di ricarica sono di 2,3 secondi se lasciate un proiettile 3,2 vuota per l'AUG, che non sono affatto dei buoni tempi di ricarica, anzi sono decisamente lenti se pensate che comunque la PDV necessita di una certa agilità come stile di gioco. Passiamo quindi ai 2,25 con almeno un colpo residuo e 2,75 vuota dell'UMP9, che non è un fulmine neanche lei in sostanza, e chiudiamo con la Beretta, che invece ricarica in appena 1,5 secondi se avete l'accortezza di non scaricarla del tutto, dove invece saranno necessari 2 secondi e 8. Quindi i tempi di ricarica sono al top per quanto riguarda la Beretta, che si piazza sul podio insieme al K10 per quanto riguarda appunto la ricarica veloce non ad arma svuotata. E diciamo che ricaricare con un colpo residuo sarà più semplice sulla Beretta, perché ha 31 colpi disponibili rispetto al K10 che ne ha soltanto 26. Quindi direi alla fine dei conti che l'M12S, la Beretta, è la migliore in assoluto per quanto riguarda questo frangente. Arriviamo a parlare di recoil e di spread, perché anche qui abbiamo delle sorprese. L'UMP9 è la PDV con meno spread ADS in assoluto, e ADS ricordo che è lo spread dell'arma nel momento in cui stiamo mirando, con valori che variano da un minimo di 0,15 arrivano a un massimo di 0,8. Quindi se consideriamo di avere sostanzialmente uno 0,1 e uno 0,8 contro ad esempio un P90 che ha un 1,1,3 di spread ADS, vuol dire arrivare a disperdere fino a quasi 10 volte meno i colpi con l'UMP9 rispetto al P90. Quindi tenete conto che con questa PDV, se sparate mirando, disperderete un colpo ogni morte di papa, proprio così, per sfiga. Però anche la Beretta ha dei valori di spread decisamente molto buoni, perché si parla di 0,2 minimo e 0,3
3 massimo. E se noi allarghiamo lo spettro dello spare da DS a tutte le situazioni, allora qui abbiamo che l'M12S ha un rapporto di spread ADS migliore anche dell'UMP9, perché è vero che la beretta ha un valore minimale più basso, però è altrettanto vero che avere un rapporto di 0,2-0,3 è meglio che avere un rapporto di 0,1-0,8. Spero di non avervi intrigato il cervello con il ragionamento, ma è abbastanza semplice alla fine dei conti. Per quanto riguarda l'AUG invece, ha come spread un minimo di 0,5 fino a un massimo di 0,72, ovviamente sto parlando sempre dello spread ADS, e questi sono valori nella media che non hanno nulla di speciale da dire. Per quanto riguarda invece lo spread in IP Fire, sempre la beretta si porta a casa uno 0,5 di minimale, 0,8 stando in piedi, correndo e sparando appunto senza mirare, e siamo di nuovo ai vertici delle PDV anche per lo spread in IP Fire. L'AUG PAR e l'UMP9 qui non hanno nulla da dire, sinceramente vi risparmio i dati, diciamo che siamo nella media. Per quanto riguarda il recoil, guarda caso anche qui siamo sulla vetta della classifica, e la Beretta M12S ha un recoil ridicolo di 0,12 come l'Uzi, fra l'altro, con la quale appunto condivide il podio, e dove la peggiore è la Scorpion che ha uno 0,35. E ragazzi, stiamo parlando di PDV, quindi il recoil di per sé è ridicolo su tutte, nessuna PDV ha un recoil pazzesco, non stiamo comunque sia parlando delle armi del supporto, però diciamo GG ancora una volta all'M12S, e comunque fa molto bene anche l'UMP9 con un recoil di 0,2 e l'AUG con un recoil di 0,26, è un dato abbastanza nella media. Sul recoil orizzontale, a costo di sembrare banali, indovinate un po' chi vince? Inaspettatamente ancora la Beretta, 0,1 a sinistra, 0,08 a destra, ancora una volta sul podio delle PDV. Tenete conto che per quanto riguarda il recoil orizzontale, la peggiore è il Chris Vector, il K10, che sta a uno 0,45 sia a sinistra che a destra, quindi avere uno 0,1 e 0,08 vuol dire che l'arma praticamente non ha nessun recoil orizzontale. L'AUG PAR invece è altino per la categoria, perché abbiamo uno 0,28 a sinistra e 0,35 a destra, e l'UMP sta nella media buona con 0,2-0,15. Finalmente i dati sono finiti, credo che il paragone di tre armi assieme sia il massimo se si vuole farlo in modo abbastanza completo, perché se dovessi descrivere i dati di altre armi, magari un altro paio di armi, sarebbe diventato un po' troppo pesante questo video, quindi credo che tornerò poi a proporvi sempre un massimo di tre armi tra quelle nuove del DLC Gateway. Siamo arrivati quindi alle conclusioni di questo video, immagino vi aspettiate che io scelga quale tra queste PDV sia la migliore. Allora, qui dobbiamo tornare all'inizio, vi ricordate quando vi ho detto che il ratio di fuoco è la statistica più importante da controllare per quanto riguarda le PDV? Bene, per tutto il video abbiamo visto piazzarsi sul podio delle varie categorie la Beretta M12S, però se teniamo a bada la vena di patriottismo, una PDV che spara 550 colpi al minuto non è una PDV. È inutile avere lo spread migliore e il recoil migliore tra armi che in generale fra l'altro hanno poco recoil, e dello spread ce ne facciamo di poco visto che si ingaggia tutti da distanze brevissime con queste armi. È inutile anche avere un modello del danno ottimo se poi spari nemmeno la metà dei proiettili che sparano le PDV con ratei elevati, cioè sì che il tuo proiettile fa più male, ma mentre tu ne spari uno, le altre le hanno sparati due, e quindi saranno loro a far più male. Quindi mi dispiace, ma la Beretta è tremenda a mio modo di vedere la questione, proprio perché appunto rientra nella categoria delle PDV dove ci sono dei mostri sacri. Anche se le hanno dato dei buoni dati, quel ratio l'ha uccisa. L'AUG PARA e l'UMP9 sono armi abbastanza divertenti da usare. Il plus dell'UMP9 rispetto all'AUG è che mantiene un danno superiore all'AUG, sia in generale sia sulla distanza, visto che inizia a calare da 20 metri in poi contro gli 8 dell'AUG. Paga però lo scotto con un ratio inferiore all'AUG di 100 colpi al minuto, e insomma nessuna delle due mi fa impazzire, se devo essere sincero. Quindi a tutti quelli che non hanno comprato il DLC e non possono usare queste tre armi nuove, tranquilli, non strappatevi i capelli che avete sotto mano armi migliori. Detto questo ragazzi, io ho finito e noi ci vediamo presto.